Buonasera a tutti voi. Allora, se vi ricordate bene, nel seminario numero 18 noi abbiamo cominciato a parlare dell'emissione termoelettronica. Facciamo un breve ripasso guardando anche qualche slide che già conoscete ed entriamo nell'argomento nuovo. Se vi ricordate, nel 1879 Edison inventa la sua prima lampadina e c'era questo problema che le lampadine si coprivano di questo alone scuro dovuto alle emanazioni di carbonio che venivano prodotte dal filamento stesso, perché il filamento era fatto appunto di carbonio. E Edison, per eliminare questo inconveniente, mise una placchetta, non ci riuscì ovviamente, e si accorse però che se questa placchetta veniva collegata a un elettroscopio, l'elettroscopio si caricava di elettricità negativa, ovviamente quando la lampadina era accesa. L'animazione che state adesso osservando mostra che la causa di questo fenomeno, chiamato effetto Edison e scoperto nel 1883, era legata al fatto che il filamento emetteva elettroni. Questo in sintesi è il problema dell'emissione termoelettronica. Faccio osservare che, anche se qualche volta mi capita di dire termoionico, ma è corretto parlare di emissione termoelettronica, almeno in questo caso, perché ci sta un'emissione di elettroni. Che succede? Che tutti i metalli, quando vengono portati ad una certa temperatura, cominciano ad emettere elettroni. Questi elettroni però rimbalzano e ricadono sul metallo stesso. Vedete, la temperatura è un movimento cinetico di atomi. Nel caso dei metalli sono gli atomi del metallo che si muovono freneticamente. A un certo punto l'energia è talmente alta che gli elettroni, che sono liberi, gli elettroni di legame metallico, cominciano a saltellare allo stesso modo di come accadrebbe, nella similitudine, di una pentola d'acqua bollente che viene, diciamo, riscaldata sul fornello. E noi vediamo gli schizzi di vapore che saltellano e poi tornano verso il basso. Allo stesso modo, un filamento metallico portato a una certa temperatura comincia a far saltellare elettroni giù per il metallo per ragioni diciamo che dipendono appunto dall'energia che la temperatura gli sta fornendo. Ecco perché Edison misurò quella carica elettrica sulla placchetta, perché a un certo punto qualcuno di questi elettroni poteva arrivare sulla placchetta caricandola negativamente. Ed ecco perché il famoso, diciamo, esperimento, emettendo quindi il famoso elettroscopio, la placchetta si caricava di elettricità negativa non appena, diciamo, veniva la lampadina accesa, veniva connesso l'elettroscopio. Questo era, diciamo, poi l'esperimento successivo che fu fatto da altri studiosi, nel quale si accorse che circolava una vera e propria corrente all'interno del circuito così realizzato. Ma questo perché? Perché il filamento emetteva elettroni. Se noi collegavamo la placca a un potenziale positivo, noi avevamo la misura e la circolazione di una certa corrente. Questo fatto lo vedremo però in ogni caso con maggiore dettaglio fra poco. Qual è questo problema della rettificazione della corrente? Perché poi alla fine il diodo sortisce l'effetto di, diciamo, di rendere la corrente elettrica unidirezionale. Noi vi siete accorti che in questi seminari, io parlo come se stessi parlando sempre ad un pubblico di neofiti, ma è evidente che molti di voi le sanno già queste cose. Nei precedenti seminari abbiamo parlato della corrente alternata, quindi c'è anche una corrente di elettroni che inverte il suo verso di circolazione nei circuiti elettrici. Noi vogliamo rendere questa corrente, che ha questa doppia tendenza a circolare in un senso e nell'altro, farla circolare in un solo senso di circolazione. Faccio un'analogia. Un'analogia con una simulazione idraulica. Ecco, questa animazione vi mostra un circuito idraulico che, vedete, tramite quel pistone l'acqua nella condotta di sinistra viene portata a circolare in modo alternato, quindi generando una vera e propria sinusoide. Ma la valvola superiore, costituita da una membrana, da una guarnizione, eccetera, eccetera, è messa in modo tale da far passare l'acqua solo in un senso, ma non nel senso opposto, e abbiamo anche il grafico di output relativo. Questa è la simulazione del concetto
del diodo termoionico. E questo fenomeno, il fenomeno del diodo termoionico, venne realmente poi concepito, capito, da John Ambrose Fleming, questo scienziato inglese, nel 1904. A che cosa serviva tutto questo? Perché dovevamo rettificare la corrente alternata? Bene, diciamo che principalmente in quel tempo due erano le ragioni. Uno è che i dispositivi, si era ormai impiantato il discorso della corrente alternata, la quale viaggiava, diciamo, in maniera predominante, perché la corrente alternata, come abbiamo già detto in un seminario, diciamo, permise di vincere le grandi distanze. Quindi noi avevamo in rete delle correnti che erano alternate e spesso era necessario trasformarla in continua per mille ragioni, diciamo, che facilmente intuibili. Ma c'è ancora un'altra ragione del discorso della rettificazione della corrente alternata, perché la corrente alternata è anche quella prodotta da un segnale elettromagnetico che arriva da un'antenna e che quindi deve essere rilevato. Un diodo, così vennero chiamati i diodi termoionici, doveva servire anche a rettificare la corrente alternata d'antenna per prelevare il segnale a radiofrequenza. Non ci dimentichiamo che diciamo alla fine del secolo 800, inizio secolo 900, c'era la trasmissione radiotelegrafica e anche nacquero negli anni successivi le prime stazioni broadcasting, quindi c'era anche l'incremento di quello che poi diventò l'elettronica della radiodiffusione. Ecco che questo diodo termoionico poteva assolvere a questa doppia funzione. Ovviamente il diodo di Fleming era un diodo a vuoto, in grado di operare per correnti non molto elevate, si poteva raggiungere da un centinaio di milliampere a qualche ampere per diodi sofisticati, di grandi dimensioni, ma non si potevano raggiungere correnti molto molto elevate. Vedremo come invece veniva risolta la questione fra poco. Tuttavia voglio ricordarvi che il problema principale però del diodo di Fleming fu per la piccola corrente, cioè proprio per le correnti dei circuiti elettromagnetici. E prima del diodo di Fleming, proprio in quegli anni, si andavano a sviluppare dispositivi di questo tipo, di cui noi ne abbiamo già parlato. State osservando un diodo a galena. In quel contenitore di vetro c'è un cristallo di galena che viene evidenziato nella sua struttura mineralogica nell'immagine in alto a sinistra, e con una punta di metallo si cercava di trovare la zona dove a quel punto avveniva un raddrizzamento della corrente elettronica, cioè anche un cristallo di solfuro di piombo, cioè di galena, con una punta di metallo posizionata su una determinata zona del cristallo che veniva accuratamente cercata, si creava l'effetto di raddrizzare la corrente di elettroni, cioè gli elettroni passavano solo in un senso, utilizzavano solo un verso. Ovviamente questa condizione si riferiva a correnti di microampere, ma erano correnti, ottime, efficaci per la per il radioascolto, e quindi questi dispositivi a galena cominciarono ad essere utilizzati nelle famose radio che agli inizi del Novecento si utilizzavano con la cuffia per ascoltare le prime trasmissioni in broadcasting. Vi ricordo che prima del diodo a galena c'era addirittura il coesore, inventato da Temistocle Calzetti Onesti, un inventore italiano, nel 1884, che poi fu l'invenzione che Temistocle Calzetti Onesti fornì a Guglielmo Marconi per realizzare la radio Marconi, ma di questo parleremo in un seminario adeguato. Qualcuno potrebbe dire, quindi il primo diodo della storia serio è stato il diodo di Fleming? Neanche, non ci troviamo. Vi dico perché. Perché c'è questo inventore americano che si chiama Peter Cooper Hewitt, il quale realizzò un paio di anni prima, nel 1902, il suo diodo a vapori di mercurio. E notate che ha un'ampolla sulle sue ginocchia, appunto un piccolo diodo a vapori di mercurio, che gli permise di ottenere, già in quel periodo, già due anni prima del diodo di Fleming, noi ottenevamo il raddrizzamento della corrente elettronica. Ecco, questo è un diodo a vapori di mercurio successivo, più grande, in cui si vedono anche più elettrodi, più anodi,
costituito da una grossa ampolla, vediamo lo schema, all'interno della quale c'era una, diciamo, una parte sottostante, c'era un pozzetto così chiamato, in cui veniva inserita una certa quantità di mercurio. Poi si innescava un arco elettrico tramite un elettrodo di innesco. A quel punto, una volta innescato l'arco elettrico, quindi una breve scintilla, il tubo, diciamo, cominciava a produrre grandi quantità di elettroni. La parte diciamo elevata serviva per condensare il mercurio, che chiaramente si riscaldava. Questo filmato che state osservando vi fa vedere proprio la famosa macchia catodica, così veniva chiamato, e si vede uno di questi tubi che sta perfettamente in funzione, sta raddrizzando correnti elettroniche di un certo livello. Ecco, questi tubi potevano essere utilizzati addirittura anche per alcuni centinaia di kilowatt di energia, quindi vennero infatti ampiamente utilizzati per la allora, diciamo, tipica alimentazione ferroviaria e per altri impieghi di natura industriale. Quindi c'era già un tentativo precedente che parallelamente al diodo di Fleming cominciò a lavorare agli inizi del Novecento. Il diodo di Fleming però inizialmente è stato utilizzato e rimarrà poi utilizzato esplicitamente per le ragioni di rilevamento segnale, mentre i diodi a vapore di mercurio si accollavano all'onere del raddrizzamento delle grandi correnti, fino all'arrivo poi successivo dei semiconduttori, ma quello è un discorso che faremo. Prima passarono gli ignitroni, che furono dei dispositivi utilizzati dopo le ampolle a vapore di mercurio, che poi in realtà era un'ampolla a vapore di mercurio industrializzata, e poi ci fu l'impiego dei famosi SCR, ma questo lo vedremo in un seminario diciamo specifico. Ma continuiamo a dire ancora due cosucce sul diodo di Fleming. Allora, innanzitutto, come funziona bene un diodo di Fleming? Ecco, come questo è il primo tubo, diciamo, storico in cui fu realizzata l'emissione termoelettronica e quindi il raddrizzamento di corrente. Questo è uno schema che mostra il funzionamento di un diodo a vuoto. C'è un filamento che viene riscaldato da una batteria, quella batteria piccola, e poi c'è una batteria grande che appunto cerca di farvi capire il processo di raddrizzamento. Infatti, vedete, c'ha una polarità in questo caso negativa verso la placca, cioè verso quell'elettrodo che veniva messo vicino al filamento, e di conseguenza la corrente non passa in questo circuito. Quindi quando la tensione è invertita non c'è nessuna corrente che può circolare nel diodo termoionico, perché la placca, essendo negativa, respinge gli elettroni che vengono prodotti dal filamento. Ma che succede se invertiamo la batteria di alimentazione? Invertendo la batteria di alimentazione poniamo la placca del diodo termoionico ad avere un potenziale positivo rispetto al catodo, che è il filamento, e di conseguenza gli elettroni vengono assorbiti dalla placca, e quindi in questo caso c'è la circolazione di corrente. Non vi confondete, perché il verso di circolazione della corrente anodica è il verso convenzionale, che ovviamente si oppone al verso reale, che in questo caso sono gli elettroni che stanno andando verso la placca. Benissimo, mentre il tubo a vapore di mercurio, il funzionamento è più o meno analogo. Il problema è che l'emissione termoelettronica in questo caso è un'emissione ad arco, quindi nel punto dove si forma la macchia catodica si forma una grande quantità di elettroni. Se gli anodi di questo tubo vengono messi a potenziali elevati, attirano questi elettroni che vanno verso l'anodo, e quindi ecco che c'è la circolazione della corrente solo in un determinato senso, perché se invece si invertisse la polarità non si potrebbe avere l'innesco della corrente, l'arco si spegnerebbe, perché gli elettroni tendono ad andare dal pozzetto verso gli anodi, ma non possono andare dagli anodi al pozzetto, perché gli anodi non producono alcuna rettificazione, alcuna emissione di elettroni. Questo, diciamo, in sintesi è il momento in cui nacque quindi il nuovo componente, il diodo, che fu a vapore di mercurio, fu
fatto ai nitroni, fu fatto con il diodo termoionico, e in qualsiasi modo è fatto, è un nuovo dispositivo che cercherà adesso di colmare alcune lacune che vedremo nei prossimi seminari, perché parleremo di argomenti che riguardano il diodo e il raddrizzamento della corrente alternata. Vi saluto e ci vediamo alla prossima volta.